Quello che vedete alle mie spalle è il parco assistenza di una prova del Mondiale Rally. Questa è l'assistenza della Volkswagen. Siamo in Sardegna, ma in tutte le altre gare del Mondiale la situazione è la stessa. Come vedete, sembra più simile a un paddock di Formula 1 rispetto a quelle che erano le assistenze di rally di una volta. Del resto, sono i rally stessi a essersi trasformati. Oggi sono più simili a gare di velocità su strada, serrata o asfaltata, che a prove di resistenza. E i distacchi tra i piloti si misurano in secondi o addirittura in decimi di secondo. I parchi assistenza vengono organizzati in un'unica località, Alghero per la Sardegna, dove le auto fanno ritorno a metà giornata e alla fine della tappa. Qui i team allestiscono i paddock visibili dall'esterno dal pubblico. Prima di entrare nel parco assistenza, le vetture si fermano nella media zone. Mentre il pilota rilascia le interviste, il navigatore racconta com'è andata a un ingegnere e un meccanico ispeziona l'auto da fuori per verificare la presenza di danni o di eventuali problemi. Intanto, i dati vengono scaricati su una chiave USB e portati di corsa ai tecnici del team. Poi la macchina arriva al parco assistenza, organizzato come un box di Formula 1. I meccanici hanno 15, 30 e 45 minuti di tempo per intervenire, rispettivamente all'inizio, a metà e alla fine della giornata. Visto il tempo limitato, tutto deve essere perfettamente organizzato. Anche gli attrezzi sono contenuti in apposite valigette, quasi da chirurgo. D'altra parte, un'auto come la Volkswagen Polo WRC, tre volte campione del mondo, è concepita per essere riparata in tempi record. Una sospensione può essere sostituita in 2 minuti e mezzo, ammortizzatore compreso, il cambio e il differenziale in un quarto d'ora. Mentre i meccanici lavorano, gli ingegneri controllano al computer che tutto sia a posto. Poi le auto riprendono il cammino. Ad attenderle ci sono altre decine di chilometri di prove speciali su percorsi che mettono a dura prova la resistenza delle vetture. Poi ci penseranno dei nuovi meccanici del team a rimetterle in ordine.